quello che è venuto un po' a turbare questa cosa che è durata nei millenni, eccetera, eccetera, è stata quasi una forma di... io l'ho sempre considerato una forma di blocco, cioè dell'intelligenza sociale. Cioè dire, ah no, momento, non occorre. Cioè, mentre questo non è avvenuto con le altre scienze, con le altre e si è sviluppata, anzi, esempio, guarda, nella tecnologia, cioè nessuno pensa di poter affrontare la tecnologia in maniera semplicistica. Lì, anzi, tutta la cultura sociale, più si complica, più poi magari l'utilizzo viene reso semplice. Con la cultura e non solo con l'arte si è fatto il processo opposto, si ha semplificato il punto d'arrivo, cioè non si è detto dobbiamo andare avanti, no, avvicinarlo il più possibile in modo che tu, chi, il pigro mentale, il pigro sociale, il pigro politico, eccetera, eccetera, può controllare cioè, gli altri pigri, o può controllare anche in maniera, a questo punto, censorio, chi vuole scavalcare questa pigrizia. Se io ho il salame in casa, per me è una cosa qualsiasi, ecco, non è importante. Però se io invece il salame me lo trovo dal salumaio da PEC, diciamo, a Milano, ecco, allora deve essere assolutamente... Cioè è tutto per semplificare, questa c'è l'operazione sociale castrante, anche l'attardamento su queste questioni, lo abbiamo ogni giorno dimostrato dal fatto che adesso i musei non sono più dei contenitori di arte, sono delle proposizioni architettoniche di segno, del segno di una, cioè una città si costruisce un museo dove le opere non ci stanno neanche, anzi meno ce n'è, meglio è, però si propongono come una cattedrale, come una volta si proponeva la cattedrale. Cioè è tempio che in sé è sacro. Cioè non c'è alla fine il tabernacolo, ma lo stesso Pompidou, cioè andare a vedere un'opera al Pompidou non sei facilitato dall'ambiente, anzi presuppone una grande sofisticazione di sguardo. Io continuo a dare il termine sofisticato, vuol dire proprio che uno deve, cioè, perché tutto tende a livellarsi. Dunque distinguere un grande quadro, diciamo anche storico, da un quadro mediocre storico della stessa epoca, occorre veramente avere un occhio molto più raffinato di quanto occorreva in un museo dell'Ottocento, dove c'era quella pace, quella calma, quello spazio giusto perché ci stia il quadro, perché uno possa anche sedersi e stare lì mezz'ora, cioè no, viene proprio meno l'occasione che tu stia in pace davanti, non ti mettono una sedia neanche, cioè ci sono percorsi che sono un chilometro per farsi tutti certi musei eccetera, e non c'è una sedia dove tu puoi, mentre tu vai a Dresda tu hai il quadro lì e c'è comunque, oppure la British eccetera, ogni sala c'ha, ecco, e tu ti siedi e puoi starci veramente un quarto d'ora, 20 minuti, 2 ore, poi magari c'è l'altro che potrebbe sedersi anche lui, ecco. Però c'è questa cosa in cui tu puoi metterti a fare. In questi musei moderni, quelli che ancora accettano, in cui gli architetti ancora accettano che ci siano delle opere, perché gli ultimi non accettano che ci siano delle opere, sono essi stessi opera, e l'opera disturba. Cioè già è cominciata col Guggenheim che ti mette tutto in disegno, per cui tu non permette di volermi valutare l'equilibrio che c'è in un'opera se tu la esponi su quella scala elicoidale.
anzi tu continui, guardi, ti stanchi, ti viene il capogiro, allora tu vai a guardare e torni a guardare l'architettura. E questa, per cui quella cosa lì automaticamente non è più qualificante come arte, ma come qualcosa che, in cui quello che poteva essere in antico arte viene mandato fuori.